Buongiorno, siamo qui al Salone del Libro e abbiamo appena assistito all'incontro della Presidente della Camera, Laura Boldrini, che ha presentato il suo nuovo libro, Lo sguardo lontano. Le sue operazioni per restituire la dovuta dignità alla donna, a partire dalla declinazione al femminile delle professioni, hanno destato molto scalpore. Perché secondo lei nella cultura dell'Italia è radicalizzato un forte maschilismo che rende molto più complicata la possibilità di cambiamento? Sì, allora intanto devo dire che questa della declinazione dei ruoli al femminile è una delle tante questioni di genere che io sollevo, non è certamente l'unica, a partire dal lavoro e dal fatto che solo il 47% delle donne lavora nel nostro paese, che è una cosa che fa male al paese, non solo alle donne, perché quando le donne lavorano il PIL aumenta e se le donne non vengono, come dire, sostenute nell'accesso al mondo del lavoro, ne risente tutto il paese. Anche un altro tema che spesso affronto è quello della differenza di trattamento economico tra uomo e donna. Anche questo è inaccettabile, perché per la stessa mansione ci deve essere la stessa retribuzione. Così come ritengo che non si debba più continuare con sempre l'utilizzo del corpo della donna per vendere qualsiasi merce, qualsiasi oggetto. Anche questo lo trovo molto offensivo verso la donna. Così come ritengo che sia una cosa da attenzionare il fatto che si ha difficoltà a declinare al femminile specialmente i ruoli di vertice, mentre si declinano al femminile tutti gli altri ruoli. Allora, secondo me dietro c'è proprio un pregiudizio, perché se si accetta nel linguaggio di chiamare una donna che lavora in campagna, contadina, una che lavora in fabbrica, operaia, iniziano i problemi quando la donna invece sale la scala sociale e arriva a ruoli che tradizionalmente sono rivestiti da uomini. Allora a quel momento si fa polemica se qualcuno fa notare che esistono almeno due generi, no? Nella natura, e quindi non si vede perché alla donna deve essere tolta la facoltà di essere rispettata come donna quando riveste ruoli di vertice. Dunque ne faccio una questione pubblica, perché a volte viene sottovalutato, no? Non sono questi i problemi, non è questo, si occupi delle cose serie. Io cerco di occuparmi di tante cose, ma ritengo che anche questa del linguaggio sia una cosa seria, perché chi non riconosce nel linguaggio no, il genere di una persona vuol dire che non la riconosce in quella posizione, e dunque nonostante le critiche io vado avanti e ritengo anzi che ci sono sì tante critiche, e questo denota che il problema ancora c'è, ma ci sono anche tanti che sostengono questa mia, come voglio dire, come la vorrei chiamare, il fatto di puntare su questo. Tantissime donne e anche molti uomini, perché le persone più, come voglio dire, dotate e anche evolute e obiettive capiscono benissimo che questo è un problema che non riguarda solo le donne. L'unione di coppie omosessuali. L'Italia non ha ancora approvato un disegno di legge a favore di esse ed è, sotto questo punto di vista, uno dei paesi più arretrati d'Europa. Perché, secondo lei, questa possibilità non è ancora contemplata? È effettivamente foriera di insopportabili cambiamenti? Oppure è semplicemente frutto di una mentalità discriminatoria? Sì, infatti è questo, che l'Europa ci chiede tante cose, non ci chiede solo di rispettare il pareggio di bilancio, ma ci chiede anche di metterci in regola con i diritti. L'Italia, come lei dice, è uno dei pochi paesi in cui le unioni civili non vengono riconosciute, non solo tra coppie omosessuali, ma anche eterosessuali. Io trovo offensivo per il nostro paese che le persone debbano uscire dai confini nazionali per rivedere riconosciuto un diritto, così come è accaduto per anni, no, per la fecondazione eterologa, prima che arrivasse la sentenza della Corte Costituzionale. Tante donne, tanti uomini, tante coppie per avere un figlio sono andati all'estero, e dunque chi poteva permetterselo ha potuto avere un figlio, chi invece non aveva soluzioni, come dire, possibili perché non aveva risorse ha dovuto rinunciare. Allora, questa è una vera discriminazione basata sul censo, quindi io devo appunto sottolineare il fatto che nel nostro paese ancora oggi certi diritti non vengono portati alla, non vengono, come dire, resi fruibili
da tutti i cittadini, ma chi ha più risorse può permetterselo e chi non ce le ha ci deve rinunciare. Quindi credo che bisogna portarlo invece questo tema all'attenzione del Parlamento. Ci sono temi sensibili, questo, come il fine vita ad esempio, un altro tema sensibile, ognuno ha una sua posizione, io non sta a me giudicare né prendere posizione, però credo che una presa di responsabilità da parte del Parlamento ci debba essere, perché i cittadini si sentono invece su certi temi abbastanza soli, non sostenuti. Quindi una sfida dei prossimi tempi, a mio avviso, sarà proprio questo, quella dei diritti. Utopia, come ricerca e come viaggio, sono per lei gli stimoli necessari a spingere l'uomo e l'Italia stessa al cambiamento. Ci può spiegare la sua visione in tal senso e come noi giovani possiamo contribuire nel realizzarla? Sì. Beh, allora, che sarebbe stato del mondo se non ci fossero state persone che credevano in un'utopia, in un sogno, in una visione? Il mondo non si sarebbe voluto. Dunque io credo che abbiamo il dovere di credere nell'utopia, abbiamo il dovere di credere in qualcosa di più alto, di più ambizioso, e dobbiamo farlo se vogliamo andare avanti. Quello che noto è che nel nostro paese non c'è tanta fiducia e i ragazzi si sentono un po' sopraffatti dalle problematiche che pure esistono, io me ne rendo conto, ma anche quando i tempi sono duri non bisogna mai abbandonare appunto lo slancio verso l'idealismo e verso l'utopia. Immaginatevi quanto hanno fatto durante la guerra persone che magari erano costrette al soggiorno obbligato, no? Spinelli, Rossi, altri intellettuali che erano relegati nell'isola di Ventotene, e mentre in Europa c'era la guerra, cioè gli stati europei si facevano la guerra, loro scrivevano il manifesto di Ventotene, cioè loro stabilivano appunto un percorso europeo che ci avrebbe portato agli Stati Uniti d'Europa, mentre l'Europa era dilaniata dalla guerra. Immaginatevi che visionari che potevano essere, eppure tutto questo poi invece è stato messo in atto. Quel sogno piano piano si è tradotto in tanti passi, piccoli passi, che ci ha portato adesso a aver fatto molto in termini di costruzione dell'Europa, ma non abbastanza. Quindi adesso io dico che la vostra generazione ha il compito di dare la spinta finale verso appunto la conclusione di questo progetto, la spinta finale che vuol dire integrazione politica, cioè noi dobbiamo avere dobbiamo avere la consapevolezza che non si può andare avanti se non si fa un atto di coraggio, e questo coraggio spero che voi ce l'abbiate, perché noi abbiamo fatto un bel pezzo, però ancora non è abbastanza. Grazie mille. Ciao.